una giornata per capire che cosa si sta facendo, ed è molto, per combattere una bruttissima malattia che è la leucemia infantile. Allora, sabato mattina al Teatro Sociale di Como, al foyer del sociale, a partire dalle 10, l'associazione è quelli che con Luca, una onlus che da anni sta davvero dando una mano alla ricerca, avrà la sua presentazione, si presenteranno i programmi, gli obiettivi del 2017. E con noi c'è anche Alessandro Giummo. Ciao Alessandro. Ciao Marco. Ciao, un saluto anche a te. E ovviamente, ovviamente lui è dei pesi massimi, ma in questo caso i pesi massimi non c'entrano. I pesi massimi sono una conseguenza. Della, esatto, nel esatto, senso delle... Scusa se ti interrompo, ma abbiamo pensato che presentare alla città, perché quello che vogliamo fare noi come associazione quelli che con Luca è quello di presentare alla città di Como, che in questi anni è stata coinvolta dai pesi massimi in questo progetto di terapia molecolare, quindi presentare proprio la città cos'è l'associazione quelli che con Luca, cosa fa, cosa sta facendo. Esatto, quindi capito. Portare nel cuore della città di Como la dottoressa che è comasca, e quindi l'abbiamo presentata qua una sera, ma è giusto presentarla alla città intera, perché se i pesi massimi fanno raccolta fondi per l'associazione, quindi è giusto anche che chi aiuta i pesi massimi sappia cosa fa l'associazione. Quindi abbiamo pensato, e sinceramente l'abbiamo pensato insieme a te Marco quando eravamo qua una sera, e quindi grazie soprattutto anche al tuo interessamento e alla tua disponibilità, abbiamo pensato di creare un evento sabato mattina 25, sabato prossimo, grazie anche al Teatro Sociale che ci ha subito appoggiato in questa nostra iniziativa. E va detto, sono stati molto sensibili, ma credo che è una battaglia che insomma un po' tutti vogliono cercare di vincere. Sì, no, questo è sicuro, però è anche giusto dare merito a chi ti sostiene. Ecco, ci tengo a dire che nella giornata di sabato non verrà fatta una raccolta fondi, non verranno chiesti soldi a nessuno, ma vogliamo semplicemente portare i medici dell'ospedale San Gerardo di Monza, quindi il professor Biaggi e la dottoressa Sara Tettamanti, insieme a Andrea, il papà di Luca, presidente dell'associazione, a cercare di spiegare il progetto scientifico di che l'associazione sta portando avanti. Sì, ecco, poi anche far capire proprio ai comaschi. Chiaramente verranno delle anche le istituzioni. Sì, abbiamo invitato sia le istituzioni, quindi abbiamo invitato il sindaco, il questore, la dottoressa Serpi, il capo di gabinetto, abbiamo invitato un'associazione che io reputo che è il cuore di Como, che è la famiglia Comasca. È vero. Che ha aderito in modo molto entusiasta. Perché la famiglia Comasca è sempre stata un'associazione di Como che ha sempre dato ampio spazio ai comaschi, e quindi ho pensato che Sara Tettamanti, essendo comasca essendo la parte principale di questo progetto, era giusto anche che venissero anche loro. Poi abbiamo coinvolto Daniele Brunati, perché è un amico sia dei pesi che dell'associazione, che c'è sempre, anche quest'anno ci ha dato la possibilità della città dei Balocchi. Della città dei Balocchi. Abbiamo la fortuna di avere invitato e ha aderito anche lei in modo sicuramente entusiasta la direttrice della Fondazione Volta, perché anche qui è una fondazione comasca che si occupa di ricerca, meglio che sentir parlare una biologa ricercatrice, quindi penso che sia il massimo. Abbiamo avuto la possibilità di avere gli ospiti amici, che sono il presidente Bernasconi della Carrozzeria Ilario, perché hanno già dato anche loro la disponibilità per la lotteria che faremo da loro il 5 maggio, quindi per far sì che i progetti futuri che portiamo avanti abbiano dei riscontri lì dal punto di vista economico molto interessanti, abbiamo deciso di presentare quindi quello che fa l'associazione. Beh, molto bello, questo è importante. Allora io vorrei ricordare ancora quindi Alessandro, un invito anche un po' per i comaschi, per coloro che magari hanno la possibilità di venire. Allora sabato prossimo, sabato mattina, foyer del sociale dalle 10. Dalle 10, sì. La dottoressa Tettamanti, che è appunto questa biologa comasca che da anni porta avanti questa ricerca, ecco, ci farà un po' il punto della situazione. Potremo sapere a che punto è la ricerca sulla leucemia infantile, che è una malattia tremenda, che ha portato via Luca al papà e ai suoi genitori.
ma che ha dato anche speranza, sta dando speranza. No, anche perché porterà dei risultati che veramente sono risultati clamorosi. E quindi è meglio, meglio che non dico niente io, perché non vorrei, non sono un medico, non vorrei dire cose sbagliate, perché non stiamo parlando di una partita di calcio, quindi stiamo parlando di una cosa seria qua. Di conseguenza non voglio dare illusioni a nessuno, però posso dire che sicuramente la dottoressa porterà dei risultati che sono molto molto importanti. Illustrerà il progetto e vedrete che sicuramente perdere un'ora sabato mattina sarà una cosa che servirà veramente a tutti. Non è perdere a questo caso, lo diciamo, perché è una cosa veramente utilissima. Allora Alessandro, grazie di essere venuto a trovarci. Anzi, possiamo dire che tu farai diretta. Certo, ci saranno ovviamente gli aggiornamenti in diretta, li aggiorneremo ovviamente con i nostri amici che ci stanno seguendo a casa e potranno vedere direttamente quello che succede all'interno del Teatro Sociale di Como. Un saluto Alessandro, grazie davvero, a presto, ciao. Arrivederci, ciao.